Nona giornata di Serie A, la sfida fra Franziskaner e Bayer Leverkusen, ce la racconta il nostro Marco Levanti. Buonasera a tutti, appunto la sfida fra Franziskaner e Bayer Leverkusen. I Franziskaner in formissima, vengono dal 7-0 contro rifilata di Portopalo. Si presentano col gruppo che la scorsa giornata ha sconfitto appunto l'Armata Arancione. Mentre nei Bayer Leverkusen, squadra in piena emergenza, assenze di Catalano, del capitano Bonello, ma soprattutto del portiere Giovanni Santostefano, rimpiazzato dall'articolo 11 Caruso, che comunque si dimostrerà essere un valido elemento. E appunto partono benissimo i Franziskaner, assist di Maiorca per Spinelli, che sigla l'1-0 per i suoi. È una bellissima azione, una triangolazione, Spinelli deve solo mettere la palla dentro, e Maiorca ha fatto uno splendido assist. I Bayer Leverkusen però non ci stanno e rispondono subito. Lancio lungo di Caruso, girata di Santostefano Gaetano, imprendibile per Nencini, che è una girata improvvisa, un tiro, una fucilata di, appunto, di Santostefano Gaetano, è per l'1-1 appunto dei Bayer Leverkusen. Il primo tempo, che era iniziato con questo spumeggiante avvio, si chiude diciamo con duri scontri, appunto due scontri tattici a centrocampo, due squadre che si affrontano chiuse, e non c'è spazio per i due bomber, da un lato Spinelli e dall'altro Gaetano Santostefano, che comunque sono sempre più pericolosi ma non riescono a sfondare, riescono solo a impensierire le due porte con tiri dalla distanza, che terminano spesso e volentieri di poco fuori. Soprattutto Spinelli che ci prova, ma i suoi tiri appunto lambiscono sempre il palo sinistro di poco. E niente, il primo tempo termina appunto così, un primo tempo molto equilibrato, il pareggio mi sembra il risultato più giusto, 1-1 con duri scontri a centrocampo. Nella ripresa appunto il copione sembra essere lo stesso, almeno nei primi minuti, con appunto due squadre che chiuse, che non lasciano spazio agli attacchi. Però alla metà della seconda frazione Nencini è sfortunatissimo su una sassata del solito Gaetano Santostefano, un tiro destinato a prendere l'incrocio dei pali, che però prima prende l'incrocio dei pali e poi la testa dello sfortunatissimo portiere, e appunto è il 2-1 per i Bayer Leverkusen. Neanche il tempo di gioire, arriva il pareggio di Maiorca, un gol alla Girardino del insolito attaccante Maiorca, che appunto si gira di scatto e sigla un gol su cui Caruso non può proprio far nulla. I Franziskaner però alla distanza sembrano calare, come è capitato a loro in altre occasioni, sicuramente non la scorsa volta, ma in altre occasioni sono calati alla distanza, e anche quest'oggi appunto i Bayern ne approfittano. Micheli sigla appunto il 3-2 a porta vuota dopo l'assist del solito Gaetano Santostefano, migliore in campo quest'oggi sicuramente. I Franziskaner sotto di una rete non riescono diciamo a rispondere agli avversari, si buttano in attacco confusamente ma non trovano il gol, appunto perché vengono fermati dall'ottimo Caruso che para tutto appunto al capitano Spinelli, che impreca contro il portiere contro la sua mira. E appunto nel finale i Bayer Leverkusen diciamo che dilagano in un certo senso, perché siglano anche il gol del 4-2 e del 5-2, che in una partita così chiusa non ci saremmo certo aspettati dopo un primo tempo equilibratissimo. Appunto il 4-2 di Modica e il 5-2 del solito Santostefano, che sigilla con una tripletta una giornata eccezionale delle sue. Appunto nella sfida tra bomber, tra Santostefano e Spinelli, vince Santostefano. I Franziskaner forse erano un po' troppo con la pancia piena dopo la vittoria a pieni punti della scorsa settimana, e quindi hanno forse un po' sottovalutato gli avversari che si trovano oggi in piena emergenza, solo 4 elementi con la concessione dell'articolo 11 Caruso, forse una concessione un po' troppo alta, perché Caruso è sicuramente un ottimo portiere. Quindi dopo le ultime brutte prestazioni dei Bayer Leverkusen oggi si sono decisamente risollevati? Oggi sono appunto risollevati i Bayer Leverkusen, che tenteranno appunto di stabilirsi nella zona playoff, una zona che sicuramente con l'organico che hanno meritano. Per i Franziskaner appunto falliscono l'esame di laurea in sostanza, perché dopo il 7-0 per Portopalo ci saremmo aspettati un'altra ottima prestazione contro un avversario in emergenza, invece è mancata quest'oggi. Franziskaner che appunto si dimostra una squadra lunatica e altalenante. Ringraziamo il nostro Marco Levanti e ci vediamo alla prossima. Alla prossima.